Anch'io, buona idea perché fa caldo. Ci siamo messi d'accordo prima, hanno detto che devo iniziare io e quindi lo farò. Cosa che mi trova abbastanza turbato, perché l'ultima volta che abbiamo organizzato un incontro, un omaggio a Franca, Franca era lì nelle prime file che assisteva. Era 2 anni fa a Tivoli, dove io facevo l'assessore alla cultura, e lei venne ospite, era la madrina del festival, nonché l'ospite d'onore di quella serata. Era un modo per lei per sfangare il compleanno, perché era sempre una data difficile per Franca. Gli ho detto: senti Franca, facciamo una serata dove invitiamo una decina dei tuoi attori preferiti, dei tuoi amici, che leggono delle tue cose, tu assisti a questa e poi dopo andiamo a mangiare al ristorante, che poi era la cosa che alla fine le faceva molto piacere, stare con i suoi amici. Era uno dei riti che lei amava molto. Prima c'era il teatro, le prove, eccetera, poi mano a mano che la situazione è andata avanti e era rimasto quello. E la cosa che mi sorprese molto di quella serata è che la programmammo vari mesi prima e io le dissi: senti Franca, scegliamo gli attori, le persone che tu ami per leggere delle cose tue, e io inizio come assessore, faccio il saluto, ringrazio e poi passo direttamente a quel monologhetto che tu mi hai scritto per l'ultima commedia che Franca ha scritto, che si chiamava Il cambio dei cavalli, che abbiamo fatto nel 2015 al Teatro Argentina, che ha debuttato a Spoleto, dove lei aveva scritto per il mio personaggio, un'altra volta il figlio, e una specie di monologo di essere o non essere, rivisitato alla Franca Valeria, che era una specie di monologo che interrompeva il dialogo che c'era fra noi due. Io mi rivolgevo al pubblico e poi a lei, alla fine di questo monologo, diceva: parli da solo? E io rientravo nella commedia. E mi ricordo che quando abbiamo deciso questa serata, gli ho detto: allora sarebbe carino che io iniziassi facendo appunto i saluti, poi parto con il tuo monologo e poi tu magari dalla prima fila dici: parli da solo, e così facciamo questa. Poi ci siamo persi nell'organizzazione, era marzo il festival e quella serata era il 31 luglio, che è il suo compleanno. Non ne abbiamo più parlato di questa cosa, e abbiamo parlato invece degli attori da scegliere: no, questo mi va bene, questo no, questo sì, questo. Poi l'organizzazione, ci siamo trovati lì quella sera e stavamo a Villa d'Este, il sindaco, tutti quanti. A un certo punto io vado col mio saluto e dico le cose, poi faccio il monologhetto e Franca, perfettamente a tempo: parli da solo? Risate del pubblico. Io poi dopo sono andato a dire: scusami Franca, ma come mai ti sei ricordata di questa cosa? Sono passati 5 mesi. Poi peraltro Franca era parecchio sorda e anche abbastanza cieca all'epoca. E lei mi ha detto: ma io mi sono fatta dare una botta dal mio accompagnatore, che era Simone, che era il suo accompagnatore, a cui lei l'aveva istruito, cioè, e aveva fatto questa cosa perfettamente a tempo, si era fatta dare un piccolo colpetto, aveva fatto la battuta. Questo per dirvi quanto lei avesse profondamente a cuore non solo il suo genio di autrice, ma il pubblico. Lei aveva un rapporto con il suo genio e con il suo pubblico che si intersecavano a vari livelli, di una profondità e di un rispetto che era veramente una vera lezione, questo aspetto di Franca, come tanti naturalmente. E io ho portato questa sera un piccolo contributo, che è la seconda commedia che noi abbiamo fatto, perché noi ci siamo incontrati in una commedia che si chiama Mal di Madre, o meglio, ci eravamo incontrati prima, sempre su un palcoscenico, e lei, pensate, venne a vedere un mio spettacolo, cioè un attore sconosciuto, e lei si arrampicò in un teatrino di 90 posti, pensate la curiosità di questa donna di 75 anni, perché un suo caro amico, Peppino Patroni Griffi, che lei adorava, che era uno dei suoi amici più cari. Pensate che io quando la riaccompagnavo a casa la sera
dopo che facevamo le tournée intorno a Roma, l'accompagnava a casa verso l'una, eccetera, lei usciva e andava a trovare Peppino ai due ladroni, oppure al cantuccio dove lui stava, e lì facevano le 3, le 4 del mattino, perché per lei l'amicizia con alcune persone era proprio veramente una delle cose più importanti. E io questa sera vi ho portato un piccolo contributo di una commedia che abbiamo fatto, che appunto è la seconda che abbiamo fatto, di un grande autore israeliano che si chiama Abraham Yoshua, di cui io sono parzialmente responsabile, perché avevamo fatto, come vi dicevo, questa commedia Mal di Madre insieme, che ci era esplosa fra le mani, nel senso che è andata benissimo, e il produttore ha detto: beh, facciamo un'altra cosa, visto che questa è andata così bene. E io trovai questo testo di Yoshua, che mi piacque da morire, anche perché mi ricordava le dinamiche del rapporto con mia nonna, era proprio, adesso vedrete, in un pezzettino. Lui, come sapete, è un grandissimo autore, e i grandissimi autori hanno questa capacità di parlare di cose apparentemente leggere, e attraverso quelle cose leggere, vedete, discutono di padelle, discutono di cose così, ma si svela tutto il meccanismo di un rapporto. E lì c'era la grossa difficoltà della produzione, come al solito, perché voi immaginate questa cosa: Franca Valeri è stata omaggiata, rispettata, adorata da tutti quanti, ma non ha mai avuto la direzione artistica di nulla, mai. Direzione artistica significa avere la libertà di poterti produrre i tuoi spettacoli, invece di andare ogni volta a trovare i finanziamenti, che è complicato, come sapete. Ecco, questo è uno dei prezzi che paga un artista, che è un artista libero. Insomma, il testo di Abraham Yoshua aveva il problema, era un testo strepitoso, ma aveva il problema di avere 8 personaggi, e quindi il produttore era molto spaventato dalla produzione di questo spettacolo. Per fortuna, il caso volle che incontrammo, mentre stavamo facendo Mal di Madre, Martone, che all'epoca dirigeva il Teatro Argentina e che casualmente stava in un albergo a Ferrara dove noi recitavamo. Martone lesse il testo e decise di coprodurlo insieme al nostro produttore, che a quel punto si sentiva molto più tranquillizzato, perché c'era l'Argentina alle spalle. Ecco, io chiederei a Martino di mandare un pezzettino di questo testo. Poi questa? Che cos'è? Una pentola, praticamente nuova di zecca. No, non la voglio. Non l'hai neanche guardata? Ho capito qual è, non la voglio. Ma è una pentola strepitosa. Lo dici tu. E io cosa devo farne? Buttala, buttala. Ho buttato un milione di cose. Butta anche questa, impara a buttare. Forse può volerla Eva, eh? Dagliela. Questo è un pentolino, questo è un teflon inglese al manico che balla un pochino, ma basta stringere la vite. No. Senti, guardala. Non ho capito qual è, non lo voglio, su. No, non puoi aver capito qual è. Ma sì, l'ho visto mille volte in cucina. Ho abitato per qualche tempo in questa casa. No, questo pentolino non l'hai mai visto. Mamma, non importa, non lo voglio. L'ho comprato per le ultime feste della Pasqua. Non lo voglio. È un pentolino che si può usare in tanti modi. Sì, e non mi serve questo tipo di pentolino. No, ti chiedo veramente di che pentolino stavi parlando. Questo pentolino con questa macchia in questo punto. Credevi che non lo riconoscessi, credevi che pulendolo. Cos'hai contro questo pentolino? Non ho niente contro questo pentolino, semplicemente non lo voglio. E io cosa devo farne? Buttalo, mamma, non cascherà il mondo. Adesso alzati, per favore. Alzati, Ezra. Ecco, questo è un servizio di finissima porcellana della Cecoslovacchia. È un servizio praticamente completo. Si sono rotti solo 2 o 3 piattini, ma
Possono andare benissimo quelli da dolce, sai. Nel caso recondito, che aveste molta gente per casa, non so, metti, per la tua promozione. La gente impazzirà per questo servizio. È proprio quello stile che oggi è considerato moderno. Sì, va bene, allora? Ma tu non le capisci queste cose? Ne parlo con Shira. Sai che questi io me li ricordo. E allora prendili. Ma non abbiamo spazio. Sì. Ma che spazio vuoi che prenda? Le prendono, già qui. I servizi che ci hanno regalato per il matrimonio ne abbiamo fin sopra i capelli. Ma non ne avete nessuno così. Ma non è quello veramente, non abbiamo bene, posto. Va bene, lasciamolo qua per il momento, ne parlo con Shira. Non è che Shira abbia molto della casalinga, lei semplicemente compra le cose, le porta a casa e tocca a me trovargli un posto. Ne parlo con Shira. Questo è un bastone. Vai a fare una passeggiata. Sei un po' stanco. Lo apri e ti siedi. Dove l'hai comprato? A Cambridge, quando siamo venuti a trovarti. Lo usano gli inglesi per le corse dei cavalli. E perché l'hai comprato? Pensavo che invecchiando, se mi stancavo a camminare. Allora tienilo. Ma è pesante per me, sai. Va bene per gli inglesi che vanno alle corse. E io cosa dovrei farmene? Ma per te non è pesante. Vai a fare una gita. Quando sei un po' stanchino, lo apri e ti riposi. No, ma non lo voglio, io non voglio riempirmi la casa con queste schifezze inutili. Adesso comincio a capire perché il povero papà era sempre fuori dalla grazia di Dio, con tutta questa roba che compravi continuamente. Avrei dovuto morire anch'io. Certo. Non voleva mai comprare niente. Andiamo avanti, non lo prendo su. Perché devo andare avanti se non prendi niente? Questa però te la prendi, è la teiera che mi hai portato dall'America. E ti prendi anche il grattacielo luminoso. Mamma, che vuoi dire? Te l'avevo detto di non portarmi i regali dall'America, ma li hai voluti portare. Adesso te li riprendi. Ecco. Qua. Oh, se... Questi sono dei tappetini da bagno. Mai usati, non mi credi? Sono nuovi, d'accordo, ma il colore non va bene. Non sono colori che vanno di moda. Può darsi, ma non si intona con il nostro bagno. E di che colore è il vostro bagno? Sul blu. E allora vanno benissimo. Ne parlo con Shira. È inutile. No, Shira li prenderà, sono sicura. Shira non prenderà nulla che io non voglia. Va bene. Allora li venderò a quella tua compagna di scuola delle tende. Vivrai rimpiangendoli. Credo che il carattere di Franca sia molto, molto riconoscibile. Senz'altro l'ha riconosciuto Joshua, che quando è venuto a vedere la commedia è stato molto, molto contento. Peraltro era una prima europea, perché non era stato mai rappresentato teatralmente in Europa, Joshua, e disse una cosa molto, molto affettuosa nei confronti di Franca. E disse: I have a mother in Israel, but now I have another mother in Rome, Franca. E era molto contento e colpito dall'interpretazione di Franca. E l'ho sentito il 9 agosto dicendogli appunto che era successo, che Franca se n'era andata. E questa è stata una commedia che è andata molto, molto bene, che ha consolidato il nostro rapporto. Ce ne sono state altre 5 dopo questa e dopo Mal di Madre. E insomma,
non è facile riassumere che cosa significa lavorare con Franca. Prima si parlava di felicità, ecco, la felicità, una delle declinazioni della felicità per me, ma penso per molti attori che hanno lavorato con lei, era lavorare con Franca, perché era veramente una persona molto speciale. E penso che mano a mano che è andata avanti negli anni, io adesso sono un po' imbarazzato perché non voglio rubare altro tempo ai miei amici, che avranno tante cose importanti e interessanti da raccontare. Però quando mi sono messo con una certa titubanza, perché è successo da poco, a rileggere gli ultimi tre libri di Franca, che sono Bugiarda no reticente, La vacanza dei superstiti e La chiamano vecchiaia, il sottotitolo, e Il secolo della noia, ho iniziato a segnare dei punti che trovavo interessanti. Dopo un po' ho finito i post-it perché erano talmente tanti i punti interessanti che non basterebbero ore per descriverli. Ci sono, diciamo, prima di lasciare, adesso state tranquilli, non vi leggerò tutto, ma ci sono alcune cose che sono particolarmente, parlando degli attori, guardateli, stanno provando una commedia, magari anche mediocre, ma in quel momento si ritengono ad un crocevia storico. Quella battuta io la vedo così. Ma cara, ma non hai capito, è la chiave del personaggio, ma per favore, parliamone. Beati loro, fuori ci sono altri problemi. E io faccio parte di questo mondo illusorio. Ma sono stata fedele al mio lavoro? Sostanzialmente sì, perché la fedeltà non è una mia virtù, è una mia necessità. E ne leggo un altro paio e poi mi taccio, ma che ho trovato particolarmente interessanti. Ed è questo: è risaputo che il corpo, sconfitto nelle sue infinite fisime, entra nel più imprevedibile benessere quando è in scena. Gli attori che saltano le recite per eventuali malori lo decidono in albergo. Non vogliono essere disturbati per qualche ragione contrattuale. È pur vero che qualcuno c'è morto in scena, ma sono fatti storici. No, devo dire che è vero, perché noi avremmo fatto circa 1000 rappresentazioni nei 7 spettacoli e Franca non ne ha mai mancato uno. A volte abbiamo anche recitato col medico che stava in quinta, ma insomma. Ed era molto sorpresa quando il nostro produttore ci diceva: sai, l'altro spettacolo c'è un attore che stasera non recita perché c'ha la febbre, la cosa. E lei diceva: ma gli attori non si ammalano. Ed era vero, non è che lo diceva, era così. E pensate che quando è morto suo padre, e lei adorava suo padre, lei la sera ha recitato con Walter Chiari, che le disse una frase che a lei sembrò comica, affettuosa, dicendo: vuoi un'aranciata? Fu la cosa che le disse al posto di ti sono vicina, eccetera. Solo che non trovo. Volevo, perché c'è un pezzo interessante che, siccome riguarda il momento in cui la famiglia di Franca fu sconvolta dalle leggi razziali nel 38, mi sembra 5 settembre, che riguarda il suo rapporto con quello che è successo. La famiglia fu squassata da questa situazione, il padre fu licenziato dal lavoro, dovette scappare in Svizzera, il fratello uguale nei campi che accoglievano i profughi, e lei e la madre si nascosero. No, volevo leggervi questo pezzettino, se riesco a trovarlo.
Allora, no, questo qua è un altro pezzo sempre della vacanza dei superstiti, di Bugiarda non reticente. Una sera a Parigi, in una quinta della Comédie, Charlie Chaplin guardava incerto il palcoscenico. Era una serata di gala per una sociétaire che diceva addio alla sua carriera. Di gente pratica di palcoscenico ce n'era parecchia, da Laurence Olivier a me, passando per molti altri. Chaplin guardava le celebri tavole e mi ha detto: non so neanche il francese. Aspettava la notizia della nascita del suo ultimo figlio, ma in quel momento quel palcoscenico lo preoccupava di più. Faccia Charlot, gli ho detto. Lui mi ha guardato con un sorrisetto che voleva dire: ci stavo proprio pensando. Ha inalberato il suo celebre passo ed è entrato. Delirio. Il pubblico ama le sue glorie, il palcoscenico si diverte a spaventarle. Questo è un estratto da Bugiarda non reticente. Volevo trovare un pezzo sul però. Non so se in mezzo a tutte queste scartoffie riesco a ripescarlo. Se lo trovo vi avviso. Non riesco a ripescarlo. Però va bene. Scusatemi. Buonasera. Lavorare con gli attori è difficilissimo, difatti Urbano dimostra che sono totalmente disorganizzati. Allora, io sono venuto a questa manifestazione ebraica tanti anni fa a parlare di umorismo ebraico. Fu una serata molto bella, non qui. Mi sento molto vicino al mondo ebraico, moltissimo, perché i miei idoli sono quasi tutti ebrei, molto intelligenti, molto spiritosi, e per uno che fa la commedia sono un punto di riferimento assoluto. Non spaventatemi, facciamo un po' una battuta di umorismo ebraico, se ci riesco. Non spaventatevi, forse Woody Allen direbbe a ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità: darsi troppo di gomito poi fa male. No, ma a parte scherzi, ho un piccolo problema ma non è niente di grave. E veniamo a Franca Valeri. Io ho accettato subito l'invito di venire qui a parlare di Franca, anche se negli ultimi anni l'ho vista molto poco, ma eravamo legati da qualcosa di speciale, che, come diceva Urbano, era l'amicizia che iniziò moltissimi anni fa con mio padre Steno. Steno e Franca erano due grandissimi amici quando iniziavano la loro carriera. Si amavano perché si trovavano buffi, si trovavano intelligenti, probabilmente si trovavano leali. Mio padre, attraverso Franca, e non solo, perché lui era molto molto amico con Vittorio Caprioli, sin dal dopoguerra, insomma, ha cominciato a frequentare tutto quel gruppo, pur facendo il cinema, perché papà ha iniziato a fare il cinema giovanissimo. Nel primo dopoguerra, in coppia con Mario Monicelli, erano diventati due grandissimi sceneggiatori e poi grandissimi registi insieme. Ma frequentavano molto il mondo del teatro, soprattutto del teatro leggero, perché papà poi ha scritto tantissime commedie anche per il teatro. E il gruppetto formato da Bonucci, da Caprioli e da Franca, e poi che si allargò con Gianrico Tedeschi, con Monica Vitti, con Luciano Salce, sono stati proprio il gruppo roccioso delle sue amicizie di quel periodo.
tanto che quando papà fece poi il suo primo film, dopo aver fatto una serie di film con Mario Monicelli, famosissimi, celeberrimi, si separarono e papà fece il suo primo film da regista da solo, che si chiamava Totò a colori, che oltretutto era il primo film a colori in Italia, per cui io che ho fatto tanto cinema dopo, immagino che emozione quando si è trovato il primo giorno con Torino Delli Colli, direttore della fotografia, e giravano finalmente anche loro un film a colori. E in questo film Franca fa un piccolo ruolo molto divertente. Poi papà fa con Franca un film straordinario, uno dei migliori che lei ha fatto, che si chiamava Piccola Posta. Piccola Posta, lei fa un ruolo straordinario, fa una giornalista della Posta del Cuore di allora, una contessa polacca, in realtà un'italiana che vive in periferia, una bugiarda che finge di essere polacca, e ci sono una serie di episodi tra i quali il duetto con Alberto Sordi, il primo duetto che hanno fatto insieme, in cui Sordi fa un personaggio meraviglioso, un conte imbroglione che ha una, oggi le chiamano RSA, con persone anziane che lui detesta, soprattutto delle vecchiette alle quali lui vuole rubare i gioielli, un mascalzone. E quel film è straordinario e questo ha cementato la loro grandissima amicizia. Poi papà fece più, molto avanti, negli anni 70, un film che si chiama L'Italia si è rotta, in cui lei fa un piccolo ruolo, ma papà ha scritto un altro film bellissimo insieme a Iaia Fiastri per Franca, che si chiama Basta guardarla, diretto da Luciano Salce, che è un film sul mondo dell'avanspettacolo, in cui c'è una straordinaria Mariangela Melato e lei, e la giovane Buccella con Carlo Giuffrè. Insomma, un film bellissimo. Per dire che, insomma, al di là dell'amicizia proprio quotidiana, c'era un'amicizia anche professionale molto forte, ma questa amicizia è diventata ancora più forte perché poi siamo nati mio fratello Carlo ed io. Vi racconto questo episodio che è piuttosto divertente, che poi ci ha legati veramente per tanti anni a seguire. Io ho anche scritto un piccolo racconto che ancora non ho pubblicato su questa cosa. Siamo a metà degli anni 50 ed è il primo maggio e i nostri genitori ci caricano sulla macchina di papà e andiamo a festeggiare il primo maggio nella villa di Caprioli e Valeri ai Castelli. Non mi ricordo esattamente dove, ho dei vaghi ricordi. Passiamo a prendere in macchina una pittrice di allora molto famosa che si chiamava Anna Salvatore. Arriviamo in questo primo maggio, poi vi racconterò un episodio buffo di questo primo maggio, e ospiti nella loro villa c'erano altri due miti assoluti, io ero troppo piccolo, ho capito tutto dopo, che erano Paolo Monelli e Palma Bucarelli. La Salvatore, che era una pittrice emergente, era venuta perché Palma Bucarelli era la padrona assoluta della Galleria d'Arte Moderna, era una persona importantissima, Monelli era simpaticissimo. Insomma, mi ricordo molto bene questa scampagnata, ma successe una cosa, in quel momento mio fratello aveva qualcosa, doveva fare delle punture, e queste punture, Carlo era terrorizzato, era piccolissimo, aveva avuto 5 anni, 6 anni, era terrorizzato, quando veniva l'infermiera, allora c'erano questi aghi che venivano bolliti, delle cose terribili, quando lui le sentiva suonare, questa infermiera, una signora un po' grossa, che scappava, si nascondeva sotto al letto, insomma erano delle tragedie, fare la puntura a Carlo era una tragedia. Quel giorno, nel primo maggio, doveva fare questa puntura e stavamo là. Qui mamma aveva portato tutta l'apparecchiatura, però non sapeva farle, e Franca disse, io la faccio io. Allora mamma guardò stupita, papà pure era molto stupito, e vedemmo Carlo per mano con Franca Valeri che andarono verso l'interno. E dopo un po' tornavano e Carlo era felice, era entusiasta, e diceva, no, l'ho fatto ridere, è stata una cosa. E vi devo dire una cosa, mi sono innamorata del sederino di Carlo. Vabbè, la cosa fu una battuta detta lì. Nel corso degli anni, a questa distanza anche di 30, tutte le volte che ci vedeva, nei ristoranti, a teatro, da lontano faceva così, Carlo, fammi vedere il sederino! Ma Carlo era diventato un signore. E poi la gente la guardava e lei diceva,
No, questo si, Carlo Vanzina c'ha uno dei più bei sederini del mondo. Carlo, faglielo vedere, ti prego. Insomma, questa storia del sederino, beh, addirittura tu citavi Peppino Padroni Griffi. Una sera stavamo, io ero ospite da Peppino ad Amamet, e ci fu una telefonata, c'erano i telefoni fissi, insomma telefonavamo e c'era Franca che parlava con lui e lui disse: c'è Enrico, passamolo, passamolo, devo dirgli una cosa importantissima. No, Peppino non capiva, diceva: guarda, Franca dire una cosa, dice che è di un'importanza totale, pronto, come sta il sederino di Carlo? Tutta la sera anche con Padroni Griffi a parlare di sto sederino. Franca era finisco questo racconto del primo maggio perché era divertente. Mio padre era liberale, ma proprio di quei liberali proprio che non ci sono più, adesso sono tutti liberali, ma insomma una volta era un piccolo partito con pochi, poche persone e non aveva in grande simpatia i comunisti di allora, pur lavorando essendo amico di quasi tutti i comunisti del cinema italiano, grande rispetto. Questa festa del primo maggio, mentre andavamo su verso Grotta Ferrata, insomma, c'erano le camionette con le bandiere rosse e papà continuava a dire: sti comunisti, mentre andavamo su. Tornando indietro, la nostra macchina si è rotta e fu una tragedia perché non c'erano i mezzi di soccorso, finché fummo salvati da una camionetta di comunisti che tornavano e mio padre dovette ritornare a Piazza San Giovanni a prendere un taxi aiutato dai comunisti, una cosa che mi ha fatto sempre tanto ridere. Franca Valeri era un mito assoluto, era un genio, lo ha dimostrato nel cinema, lo ha dimostrato nel teatro, lo ha dimostrato scrivendo, lo ha dimostrato in televisione. Era over, era avanti, era oltre, guardava le cose con un acume che raramente altre attrici in Italia hanno avuto, era apparentemente una coprotagonista, ma in realtà è sempre, tutte le volte che c'è scena lei, la protagonista della scena è lei. Ha fatto anche la protagonista naturalmente, ma ha avuto una carriera di rimbalzo, un po' dietro. Tutte le volte che qualcuno ha lavorato con lei dirà, ha detto, continuerà a dire, era la più brava di tutti. Io mi ricordo quando ho avuto la fortuna di scrivere dei film per Monica Vitti, Monica mi diceva non ce n'è come lei. Mariangela Melato, con la quale ho avuto grandissimi rapporti, mi diceva non ce n'è come lei. Non ce n'era. Lei aveva qualcosa di particolare. Un giorno, ripeto, non ci siamo più frequentati tantissimo, proprio a casa di Padroni Griffi una sera mi prese da parte e mi disse, dice, io ho avuto anche molta fortuna, uno perché in un cinema romano ero milanese e questo ha fatto la differenza, a dire, io ero una specie di macchia diversa in una tavolozza con dei sapori e dei dialetti e degli umori, per cui questo sono stato fortunato, non ce n'erano tantissime come me, a parte Sandra Mondaini, insomma, ma io ero un'altra cosa in questo mondo romano e poi ho avuto una grande fortuna, non so perché faccio impazzire i gay diventano pazzi per me e quando i gay si muovono mi diceva, so cavoli, altro che la lobby ebraica, sono fortissimi, per cui c'è questo amore dei gay, ed è vero, ed è verissimo, io che ho lavorato con quasi tutti i gay dello spettacolo italiano, tra costumisti, persone intelligentissime, di grande gusto, quando si arriva alla Valeri, basta, è finito, non si parla d'altro, ci sono gruppi d'ascolto, sanno a memoria le battute, per cui questo, curiosamente, se fosse stata in America, se fosse stata a New York, il suo terzo grande tour era quello proprio di essere di cultura ebraica. E invece questa cosa lei non l'ha mai tirata fuori sul serio, non l'ha mai, e mi fa molto piacere ricordarla qua, in questo posto qua, perché lei era così, non ha mai approfittato di questo vantaggio di superiorità culturale che aveva. La ricorderò sempre come non solo una signora, ma come una donna spiritosa. Ci sono delle donne buffe, ce ne sono state tante, ce ne saranno tante. Ci sono delle donne comiche, ce ne sono state e ce ne saranno. Ma donne così spiritose, che è molto più importante, non credo che ce ne saranno ancora molte.
Per cui è con il cuore gonfio di riconoscenza e di amicizia e di affetto che sono venuto qua a ricordarla stasera. Buonasera, per me stasera è un onore grandissimo incontrarvi qui in questo quartiere che io ho amato sin da bambino, perché ci passavo tutte le mattine per andare a scuola, perché mi venivano a prendere davanti a Ponte Sublicio per andare a scuola, quindi tutte le mattine avevo il contatto con questo quartiere che amo moltissimo e che racchiude tutte le mie memorie di ragazzo, dei miei giochi infantili. E proprio in questo quartiere ho pensato, passandoci spesso, ho pensato anche a Franca Valeri, e voi vi chiederete perché. Perché Franca Valeri ha abitato per un grande periodo a Palazzo Orsini, proprio qua dietro, nel quartiere ebraico, il più illustre quartiere della città, si può dire, insomma, voglio dire, una nobiltà, esatto, a via Monte Savello. E questo fatto della mia infanzia e di sapere che dietro quel palazzo meraviglioso, Palazzo Orsini, che sta sopra il Teatro di Marcello, c'era questa attrice che i miei genitori amavano moltissimo, perché mi dicevano, ecco, questa è l'attrice comica più brava che c'è del cinema italiano, negli anni 50 naturalmente. Io sono un figlio degli anni 50, sono nato nel 53, quindi nel settembre del 53, quindi ho una certa esperienza oramai di cose passate. E questa favola di Franca che stava dietro quel cancello del Palazzo Orsini mi ha sempre accompagnato tutta la vita, fino a che non l'ho veramente incontrata di persona, quando mio fratello Carlo fece il suo primo debutto a teatro. Vittorio Caprioli venne con lei a vedere Senti chi parla, quello spettacolo che fu uno spettacolo per Carlo incredibile, con un successo al di là di ogni previsione. E quando Caprioli e Franca vennero a trovarlo in camerino, io non solo fui veramente emozionato, perché avevo la possibilità di vederla da vicino, ma rimasi folgorato dalla intelligenza delle battute che aveva, folgorato dalle osservazioni che faceva sullo spettacolo, di un'intelligenza super, che mi hanno insegnato anche poi successivamente a fare le sceneggiature per i film, insomma, perché ho capito cosa significa scrivere delle belle battute. Qui nessuno più di Enrico può saperlo, ma ecco, Franca è la sua mancanza, è la mancanza di un'ala protettiva intelligente, buona, che ha saputo interpretare questo paese, che l'ha saputo amare questo paese più di ogni altro. E quando l'ho rincontrata poi successivamente, anche professionalmente, perché abbiamo fatto insieme uno spot promozionale dedicato agli anziani negli anni 90, ho avuto modo di approfondire la sua ironia, il suo umorismo, la sua capacità di trasfigurare il reale che aveva davanti a sé, perché era una donna che si muoveva a suo agio sulla quotidianità, cioè tutto quello che sembrava irrilevante, banale, ovvio, lei riusciva a metterlo in rilievo, a metterlo davanti a tutti e a trovarne il lato buffo, il lato comico delle cose. Ma la comicità è una cosa che nasce dall'osservazione del banale tran tran della vita di tutti i giorni, dalla banalità
anche dei comportamenti delle persone, e lei sapeva cogliere tutto questo con la sua grande intelligenza. Quindi ecco, questo spot promozionale che facemmo insieme per gli anziani fu per me un'esperienza molto importante, e ne venne fuori un film che si chiamava A spasso con nonna Fernanda, dove nonna Fernanda era lei, che poi farò vedere ai miei amici perché non l'hanno ancora visto, perché è una cosa un po' diciamo di nicchia, sì. E poi c'era un'altra cosa che ci univa moltissimo con Franca, e qui bene sottolinearla: la passione per l'opera lirica. Ecco, quando lei diventò a un certo punto direttrice del teatro Flavio Vespasiano a Rieti, direttrice artistica, e il suo marito di allora, Maurizio Rinaldi, era il direttore d'orchestra principale, insomma, si cimentò nella regia di opere, tra cui anche un Rigoletto, una Tosca, che io andai a vedere. E proprio in quegli anni in cui lei era direttrice artistica del Flavio Vespasiano, io avevo iniziato, che erano la fine degli anni 70, avevo iniziato il corso per registi d'opera a Spoleto, allo Spoleto Sperimentale. Assistendo alle sue regie, alle sue interpretazioni di Gilda, di Tosca, nel Rigoletto, di Tosca, cioè, mi resi conto di come l'opera fosse un elemento essenziale della sua vita artistica. Ecco, questo non è stato ancora messo ben, voi l'avete ben fatto adombrare nel discorso, ma la sua vita si svolgeva, aveva il ritmo di una romanza, di un'opera lirica, capito cosa voglio dire? Cioè aveva quell'aura anche un po' romantica e anche un po' diabolica che hanno anche le opere liriche nel rappresentare certi personaggi. E lei, quando rappresentava Tosca, questa Tosca la riportava su se stessa, su certi momenti della giornata, le ricordavano una determinata romanza, in certi momenti della giornata le ricordavano determinati duetti, determinati terzetti. Aveva il ritmo in testa dell'opera lirica, che è una cosa rarissima e che pochissimi attori del cinema e quasi nessuno del teatro ha come senso musicale preponderante proprio nella vita. Allora io ammiravo di lei la passione per la musica, che è la mia stessa passione. Avevamo insieme questa... Naturalmente io poi ho fatto anche il professionista di opere liriche, e una sera, miracolo, lavorando con sua figlia, la Bonfadelli, Stefania Bonfadelli, bravissima cantante, a un certo punto mi disse, prima della rappresentazione delle Nozze di Figaro che facevo al Teatro Massimo Bellini di Catania, a un certo punto dico: sai chi stasera che viene a vedere lo spettacolo? L'abbiamo già prenotato, messo sul palco d'onore. Franca Valeri. Io appena ho avuto questa notizia rimasi veramente folgorato, rimasi commosso, ringraziai Stefania per averla convinta a prendere un aereo, a venire a Catania a vedere le mie Nozze di Figaro. Sono state le più belle nozze di Figaro della mia vita in sua presenza, perché poi andando in palcoscenico, dopo uscito dal palcoscenico, andai a trovarla nella loggetta e le chiesi: Franca, ti è piaciuto? Hai fatto tutto come si deve fare l'opera, così, non hai stravolto, non hai fatto il provocatore stupido. Mi disse questa parola: non hai fatto il provocatore stupido. Eravamo già nel 2012, sei stato correttissimo, anzi una regia musicale. Queste parole mi sono rimaste nel cuore, le ho conservate a memoria, le ho ripetute a Stefania Bonfadelli, con il quale sono rimasto in grandissimi, bellissimi rapporti, spero di rilavorare con lei, ma che una maestra del genere mi dicesse quelle cose, sono quelle esperienze che ti rimangono poi nella vita. E poi un'altra cosa che ammiro, e poi chiudo perché
sono stati fatti troppi discorsi. Un'altra cosa che ammiro di Franca è la capacità, proprio tutta ebraica, di stemperare le tensioni, di trovare sempre il lato comico, il lato spiritoso delle cose. E quanto è importante in un'epoca di oggi, come quella di oggi, che è segnata da tante cose drammatiche, da tanti eventi terribili. Ce ne vogliono mille di Franca Valeri per vivere bene, vivere con saggezza. Ecco, grazie. Ma no, nell'ultima commedia, appunto, Il cambio dei cavalli, lei diceva, faceva dire al mio personaggio una battuta, secondo me molto bella, che dice: tu sei molto invasiva, amica mia, come un intervento al cuore. È vero, Franca ha fatto un intervento al cuore e allo spirito di questo paese, facendoci ridere dei nostri difetti, trovando sempre delle situazioni ironiche che descrivevano il nostro carattere. Ridere di noi stessi ci aiuta ad essere un popolo più consapevole, meno aggressivo, migliore. Ecco, penso che persone come Franca ci hanno resi migliori, e quindi noi le dobbiamo veramente tanto. Lavorare con lei, conoscerla, è stato per, non so, l'avete sentito, si sentiva nell'emozione della voce di ognuno di noi, è stato veramente un grande privilegio. Ogni serata, ogni momento con lei non era mai un momento sprecato. Franca non buttava via neanche una virgola della sua vita, pesava tutte le sue parole e i suoi rapporti erano sempre dei rapporti molto sinceri, molto profondi, molto onesti. È qualche cosa che l'ha sempre contraddistinta, e quindi non possiamo che essere felici questa sera, ad un poco più di un mese dalla sua scomparsa, di essere qui a ricordarla, sapendo che quello che lei ci ha regalato è veramente importante e continuerà a nutrirci per tutta la nostra vita, perché oramai Franca Valeri ci costituisce, fa parte di noi e del nostro spirito, e quindi siamo qui per ringraziarla e ricordarla.